La principessa Maria Stella salì in carrozza. Sedette sul raso azzurro dei cuscini, raccolse il più possibile attorno a sé le fruscianti pieghe della veste. Intanto Concetta e Carolina salivano anch'esse. Sedevano di fronte e dai loro identici vestiti rosa si sprigionava un tenue profumo di violetta. Dopo, il peso spropositato di un piede che si poggiò sul montatoio fece vacillare la calèche sulle alte molle. Don Fabrizio saliva anche lui. La carrozza fu piena come un uovo. Le onde delle sete, delle armature di tre crinoline montavano, si urtavano, si confondevano, sin quasi all'altezza delle teste. Sotto era un fitto miscuglio di calzature, scarpine di sete delle ragazze, scarpette mordolè della principessa, pantofoloni di pelle lucida del principe. Ciascuno pativa della presenza dei piedi altrui e non sapeva più dove fossero i propri. I due scalini del montatoio furono richiusi. Il servitore ricevette gli ordini. A Palazzo Ponteleone! Il ballo dai Ponteleone sarebbe stato il più importante di quella breve stagione. Importante per tutti, per lo splendore del casato e del palazzo, per il numero degli invitati. Più importante ancora per i Salina, che vi avrebbero presentato alla società Angelica, la bella fidanzata del nipote. Il palafreniere che teneva la briglia dei cavalli si scostò, il cocchiere fece impercettibilmente schioccare la lingua, la calèche scivolò via. Si andava al ballo.